ospitato da noi proprio in occasione del centenario della nascita di questo grande scrittore che è nato in Veneto nel 1913 e morì nel 1978, per rievocare sia la sua figura e sia il ruolo che lui ha avuto nella letteratura italiana. Allora, quando lui scrisse questo film, aveva 50 anni ed era malato. 53-54. Cominciava le segni della malattia e lo porteranno a morire assai giovane, dico adesso, qualche anno fa non l'avevo detto, ma insomma è molto giovane. Alberto è una storia più antica perché Alberto comincia a scrivere nel 1940, aveva poco più di 20 anni e tornava a Mogliano dopo 4-5 anni di guerra nell'Africa orientale, e in quell'occasione rievoca quell'avventura costruendo le vicissitudini che portarono all'annientamento della colonna Feletti, di cui faceva parte, e rivela così, giovanissimo, in fondo alle prime armi, che al di là di qualsiasi retorica guerra fondaia, nazionalistica, che dir si voglia, quello che a lui premeva soprattutto era interrogarsi sul destino degli uomini e cercare di capire se era possibile misurare la resistenza della loro dignità di fronte alla violenza di quello che chiama il male universale, che toccava ogni esperienza umana. E così quindi il soldato che era partito volontario per fuggire in realtà dal mondo provinciale nel quale era capitato di nascere, e per fuggire sostanzialmente dalla famiglia nella quale era capitato di nascere, una famiglia esemplarmente piccolo borghese, e con l'obiettivo invece di partecipare alla guerra, di partecipare alla guerra al fianco della sua generazione, al fianco dei suoi connazionali, dove peraltro aveva anche ottenuto non solo di vedere sconfitta e vinta la colonna Feletti, ma di essere lui stesso ferito. E al ritorno così ricorda la sofferenza e la sconfitta con maggiore attenzione della gloria che in qualche modo pure si meritava avendo combattuto generosamente, e mette alla prova la propria scrittura con questo confronto, la durezza dell'esperienza di vivere, in qualche modo cancellando qualsiasi possibile tentazione estetizzante. E allora viene da dire che Berto, fin ragazzino, mette assieme da un lato l'insofferenza per il mondo com'è e dall'altro la necessità di affidare al rigore morale il tentativo di rompere questa gabbia del perbenismo provinciale, borghese, e di cancellarne gli equivoci. E in questo senso ripiglia temi molto cari in tutta la letteratura novecentesca, che è sempre stata fortemente ingenerosa con il mondo piccolo borghese, con i ruoli impiegatizi, con quelle che lui vengono definite le ricchezze meschine, piccoli, modesti segnali di un benessere conquistato a caro prezzo, ma che non sembravano nobilitare i suoi protagonisti, ma in qualche modo denunciarne la sostanziale identica miseria. Misera la loro ricchezza, ma misero anche il loro animo. E quindi dove tutta questa ansia di riscatto diventa una infame ricerca di benessere che non aveva nessuno sbocco reale di
capacità di riempire di senso l'esistenza dell'uomo. Quindi bisognava rompere questa sorta di incanto malefico che tratteneva l'uomo in questa dimensione, e bisognava rischiare, partire, affrontare la vita vera, autentica, contro questa piccola farsa di provincia in cui si celebravano dei riti che in fondo rendevano vaga la speranza di grandezza e di gloria, che era quella che generosamente il giovane Berto conquista. Lui non interessa neanche laurearsi, insegnare, vuole partecipare alla storia, essere attore di questa storia, e vuole essere lì dove appunto il coraggio di ognuno è messo alla prova autentica della paura e della morte. E così, quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Berto decide di partire. Siccome non lo vogliono come soldato, perché è ferito a una gamba e quindi è poco idoneo alle fatiche del servizio militare, partirà con la camicia nera della milizia, volontario, e partirà per l'Africa, aggirando le difficoltà, e in Africa arriverà proprio quando gli alleati sfonderanno il fronte, e lui sarà subito fatto prigioniero e alla fine finirà in un campo di prigionia americano negli Stati Uniti, nel Texas. Dove? Harford. Che era lo stesso carcere. E quello che poi, dopo la guerra, era usato come carcere dei criminali fascisti, tra cui il più noto resterà per sempre a nostra piccola vergogna, o grandissima vergogna, il poeta Ezra Pound. E questa seconda avventura di guerra e di sconfitta offrirà a Berto la seconda occasione per riprendere in mano la penna. E anche qui è interessante perché, come spesso accade, la prigionia è un luogo della... non si riesce a lavorare in prigionia, ci perde tempo, si annoia, si ha l'amarezza della solitudine, e l'idea che ti prende, ti angoscia, è quella di aver perso il treno della vita, mentre gli altri nel mondo combattono, fanno carriera, crescono, tu sei lì chiuso dentro un recinto in mezzo al deserto che aspetti che finisca, senza poter disporre liberamente neanche della tua libera scelta. E tuttavia Berto ha una fortuna straordinaria. In questo posto così stravagante incontrerà dei compagni di prigionia che sono dei personaggi molto rilevanti: il pittore Alberto Burri, il giornalista Gaetano Tumiati, che sarà poi vice direttore di Panorama, il giudice Dante Troisi, che sarà uno scrittore di chiara. E allora, in qualche modo confortato dalla scelta di questi che sono degli intellettuali di famiglia medio-alto borghese, sicuramente molto più coscienti di Berto dei propri mezzi, della propria vocazione, e lo spingono a evitare, a fare come lui, e lui proprio per riempire il vuoto, un po' per imitazione, Berto lo prende a scrivere. E naturalmente questa cosa aumenta, questa voglia di scrivere, nel momento in cui, dopo l'8 settembre, gli americani lo invitano a diventare un suddito del regno e del governo di Badoglio, e lui, con aria sprezzante, ma non solo lui, tutti questi signori decidono che non è il caso di cambiare casacca, e che quindi loro restano fedeli e non vogliono patti con il carceriere. E quindi lì, queste, messo alla prova anche qui la dignità, la coerenza, tutti i valori tipici della formazione dell'individuo, Berto
deciderà di mettere la prova se stesso la capacità di resistenza. Gli americani, che sono molto carini, li puniscono dimezzando il gancio. E quindi loro tendenzialmente sono affamatissimi e loro coprono questa, cancellano questo sentimento di rabbia che la fame credo crei in chi la prova, soprattutto se come, come dire, condanna ulteriore nella prigionia, cominciando a riflettere su questa esperienza che ormai per Berto è singolare, ma credo che valga la pena sottolinearlo anche con forza, sono 10 anni di vita, a 36 e 46 Berto si giocherà gli anni tra i 22 e i 32, cioè tornerà uomo fatto facendo il soldato, in modi diversi, in modi stando sotto le anni. E lì allora negli ultimi 2 anni, 44-45, Berto comincia a riflettere su che senso ha, cosa gli è successo, perché, perché ha fatto questa scelta anche, che cosa ne può cavare. E la cosa che lui fa scrivere in questo contesto, scrive 2 romanzi, un primo in ordine di scrittura è probabilmente Le opere di Dio, che è il racconto di una serie di profughi che fuggono dal campo di battaglia, un paesaggio sempre più desertificato, in una società senza più sentimenti e solidarietà, in qualche modo sperduti. Ma questi sperduti diventeranno nel secondo romanzo i cittadini o i ragazzini di Treviso, e il secondo romanzo infatti lui intitolerà La perduta gente. Se i primi sono sperduti, alla fine sono proprio persi. Il romanzo uscirà quando Berto rientrerà in Italia con il titolo Il cielo rosso, ed è uno probabilmente dei più bei libri di Berto, e lo rivela ai lettori, alla critica, come uno dei grandi interpreti. Il cielo rosso è un romanzo straordinario che Berto si offendeva quando lo omologavano al neorealismo o alla cosiddetta letteratura impegnata del dopoguerra, perché Berto racconta il bombardamento nella città di Treviso durante il 44, il bombardamento più terribile che ci sia stato in Italia, che ha raso praticamente al suolo tutta la città, e lo racconta senza averlo visto, quindi immaginandolo. E lo racconta come appunto il momento più radicale dell'effetto distruttivo, mortifero della guerra. La guerra come azzeramento di ogni forma di umanità. E in questo Berto è molto forte, infatti la piccola comunità di sopravvissuti, ragazzini sopravvissuti, la cui storia è al centro del romanzo, è una comunità di disperati, veramente di perduta gente, che praticamente tutti andranno verso la morte, ma lui, anche qui dando un segno singolare della propria personalità, cerca di raccontare come anche nel momento della disperazione, comunque una fiamma di speranza deve restare, e lascerà in vita un personaggio femminile che pure ha attraversato tutte le fasi della degradazione sociale, nello smarrimento della violenza, ma che però porta con sé, anche al di là di tutto questo, come dire, la speranza del riscatto e della sopravvivenza. A questo sentimento Berto giunge, cioè cercando di cogliere il senso più radicale che lui ha visto in faccia, attraversando per 10 anni l'universo di un mondo sconvolto dalla violenza, ha visto in faccia il male universale, e deve riuscire a spiegare una cosa che ancora oggi molti di noi si domandano: com'è possibile che un'umanità colta, civile, che la storia dell'Europa sia finita in quella catastrofe, non solo degli edifici, delle città,
dei beni, della vita, ma è la catastrofe di ogni valore morale, che è la fine e la conclusione della seconda guerra. Come è possibile, cioè, che i valori, quei valori a cui lui in fondo si appellava, non abbiano avuto la forza di trattenere l'uomo da compiere il male universale, dall'azzerare ogni sentimento della solidarietà e dell'affetto. La Shoah è un simbolo, sì, molto di più che un simbolo, è una realtà così evidente che è difficile eluderla, ma Umberto, che non nutriva sentimenti particolarmente affettuosi nei confronti degli americani, come faccio di capire, ci metteva facilmente assieme anche la bomba atomica per far capire che lo smarrimento dei valori aveva toccato davvero il fondo, più fondo e più nero dell'esperienza. E allora, se il male universale è così forte che travolge tutto, la conclusione più ovvia sarebbe: non c'è che arrendersi. E Berto invece spiega che nonostante questo male universale sia grande, pervasivo, quasi indicibile, in realtà è possibile resistergli. Non solo è possibile, è necessario resistere. Che il senso della vita degli uomini è opporsi alla vittoria di questo male universale. E che basta anche una testimonianza, un momento di coscienza, di lucidità, a rendere meno totalitario, meno universale il trionfo del male. E che l'unica cosa che può fare l'uomo, per di più, e più ancora dell'uomo, lo scrittore, è quello di tenere viva questa fiammella della dignità e del bene, della speranza, dell'attesa, che peraltro la ragione, l'esperienza, tendono a far svanire dall'orizzonte. Ridotta a questo la vita ha poco valore? Forse sì, però in realtà gli uomini più coraggiosi sanno che questo poco valore è sufficiente a non lasciarsi andare. E allora la letteratura diventa per Berto un'arma in questa lotta, in questa battaglia, è il modo concreto in cui si esprime il coraggio di affrontare la vita, domandone il male, o sperando di domandare il male, perché non esistono vittorie, come è facile intuire, in questa guerra, e di questo sentimento il Cerusso è la testimonianza più ricca anche di sfumature, di intrecci, di profondità di campo, di una vitalità. E naturalmente in fondo c'è una interrogazione che nella tradizione cristiana è molto forte, ma non solo in quella cristiana, cioè se l'uomo è colpevole prima della sua volontà, prima di aver premeditato il male, se l'uomo è portatore di una colpa ancestrale, remota, che lo ha inchiodato in questo destino di colpa, come facciamo a vincere con la pietà questo paravento che nasconde l'ipocrisia, questo mondo fasullo nel quale ci vorrebbero mettere dentro facendoci credere, come dire, che noi non ne siamo responsabili, e tutti gli strumenti consolatori che ben si conoscono. In fondo la guerra ormai è una guerra perduta, non si era neanche più necessario sopportarla. Quello che diventava quasi impossibile sopportare era la pace, era cioè il riannodare le fila di un'esistenza lì dove erano state radicalmente, brutalmente interrotte. Il successo offre aperto anche l'occasione per abbandonare Mogliano e trasferirsi finalmente a Roma. Il libro fu un successo, venne tradotto in quasi tutti i grandi paesi del mondo, e sia pure con questi mezzi equivoci, cioè definendolo un libro realista, un libro che attaccava la violenza della guerra, cioè entrambi sentimenti facilmente omologabili al pensiero dominante in quel tempo, Berto ne accentuava la distanza rispetto alle forme più rapidamente consolatorie
la guerra è una vergogna, ma noi faremo la rivoluzione e renderemo il mondo felice. Netto sapeva che questa cosa era in larga parte falsa e quindi la sua denuncia era più radicale di quella degli altri. Però in quell'immaginario romano in cui Berto si inserisce, Berto in qualche modo rischia di sparire la strada. Diventa anche lui uno scrittore engagé e scrive Il Brigante, che è un romanzo affascinante, anche la storia dei briganti come protagonisti della lotta, del riscatto della povera gente dalla classe dominante, un libro molto più omologabile ai canoni del realismo ideologico. Questo cedimento, questo aver in qualche modo seguito una scorciatoia invece che aver affrontato la questione di questa qua, rompe anche l'equilibrio psichico di Berto, che si ammala e diventa per un altro decennio quasi la depressione, la nevrosi, tutti i mali del mondo. Berto non smette quasi di scrivere, bisogna aspettare. Questo l'ha scritto nel 1944, quasi 20 anni dopo scriverà finalmente il secondo e assoluto capolavoro della sua vita, forse il libro più bello del secondo Novecento, che è secondo me Il Mare Oscuro. E anche sul Mare Oscuro gli equivoci però si ripetono per l'ennesima volta, non tanto nel successo, che anche questa volta è strepitoso. Il Mare Oscuro esce nel 64. Nel 64, cioè 50 anni fa esattamente. Berto vince il Viareggio e vince il Campiello nel giro di pochi giorni. Questo gli dà una visibilità straordinaria. Però tutti cercano di omologare il Mare Oscuro a una sorta di testimonianza esistenziale dell'utilità terapeutica della psicanalisi. Berto naturalmente non me ne importa nulla, aveva anche in qualche modo tratto qualche vantaggio dall'esperienza della psicanalisi, come tutti, qualche supporto psicologico, è ovvio che la psicanalisi lo dà, ma ciò che gli interessava raccontare non era questo destino risolutivo che il male universale si risolveva stendendosi sul lettino di uno psicanalista, è esattamente il contrario. Berto prende la propria esperienza e quindi, ma non scrive un romanzo autobiografico, non scrive un romanzo testimoniale, scrive un romanzo volutamente riassuntivo della sua filosofia della vita e della sua interpretazione del destino dell'uomo. Il personaggio protagonista del romanzo è ben al di là di ogni relazione con l'autobiografia di Berto, è esemplarmente l'uomo che attraversa l'orgoglio novecentesco e cerca lo spiraglio di un futuro in cui poter riaffermare una parte almeno di quei valori che si sono spariti, si sono perduti in questo travaglio, il travagliato futuro. E questo romanzo che appare dopo tanti anni di silenzio e che in qualche modo è un romanzo fortissimamente ironico, perché la chiave che Berto usa per demistificare ogni definizione ideologica e del male e del bene con cui l'uomo ha a che fare è una ironia strepitosa. Il nevrotico diventa una figura comica, proprio perché lui non è che vuole in qualche modo commuovere il lettore sui pietosi accadimenti della propria esperienza di uomo, ma vuole invece mettere il lettore di nuovo di fronte a questo male oscuro che è sempre il male universale. Cioè questa condanna che perseguita l'umanità dall'origine, dalla notte dei tempi, e alla quale non sembra impossibile sfuggire. E tuttavia deve esistere una via d'uscita, deve esistere un punto di ripartenza. Non è possibile. Non lo si vede, è molto difficile, la maggior parte delle persone sceglie scorciatoie per uscirne che lo portano direttamente in un burrone, ma ciò nonostante l'esploratore che è nel
che è nell'uomo la forza di volontà di sopravvivenza, che è nell'uomo, non può interrompere questa ricerca mai. E in questo senso il libro non testimonia affatto la propria vita, ma testimonia appunto questa volontà di trascendere la dimensione del privato per rimettere in primo piano quelli che sono gli elementi fondanti della sua visione della vita. Non vuole neanche sentirsi in colpa, ma non è lui il responsabile che ha sbagliato qualcosa. È sbagliato essere in questo mondo, è sbagliato essere in questa società, è sbagliato nascere a Mogliano, è sbagliato avere un padre carabiniere. Sono tutti errori di cui però la responsabilità individuale è tendenzialmente inesistente. E quindi in fondo lui che ha fatto la guerra d'Africa, che ha fatto la seconda guerra mondiale, che potrebbero essere motivi di riflessione e di autocolpevolizzazione molto forte, risolve questo aspetto più con l'ironia che con la disperazione. Berto invece ripropone l'aspetto più coraggioso, più generoso della sua esistenza, che è quello di aver messo in gioco i valori come il risultato effettivo della sua e quindi la ragione per cui il Mare Oscuro ancora oggi, 50 anni dopo la sua uscita, è ancora un libro che riscuote molti consensi tra i lettori. Non ricordo quanti anni fa tutto libri che l'inserto del sabato della stampa fece un'inchiesta tra i critici, chiedendo ai critici italiani quali erano i 100 libri più importanti del Novecento. Non uno dei critici italiani inserì tra i primi 100 il libro di Berto. La stessa domanda la rivolse ai lettori. Berto risultò il più letto, il più amato libro dei lettori di tutto il libro. Questo per spiegare com'è difficile anche per i critici, tra i quali ci sono anch'io, quindi non è fuori mi chiamo, a capire fino in fondo la complessità di un atteggiamento intellettuale e morale solo che scarti anche poco da quelli che sono i sentimenti dominanti. I critici, come tutti gli intellettuali, peraltro secondo me, con buona pace della nostra coscienza, sono tendenzialmente dei conformisti. Ecco, ma Berto soffrì di questa mancanza di comprensione? Soffrì moltissimo, anche perché subito dopo questa esperienza Berto si ritrovò a dover affrontare un altro momento critico della propria esperienza, ma dell'esperienza di tutti noi, che fu il 68. Berto nel 68 aveva una figlia che ancora vive in Vegeta, ed è una simpatica signora adesso, ma nel 68 era una ragazzina di 14 anni che si iscrisse all'Avanguardia Operaia, urlava viva Mao e girava con il libretto rosso di Mao. E Berto veramente questa cosa fece molto fatica a accettarla, a capirla per vivo. E scrive una serie di articoli che poi sono stati raccolti qualche anno fa, che si chiamano I colloqui col cane, dove lui isolato in una marina calma a Capo Vaticano, mentre guarda la risacca del mare e scruta l'orizzonte dove vede Scilla e Caribi e le coste siciliane, domanda al cane: ma perché quella scema dice queste cose? E il cane cerca di dare spiegazioni, dice: ma guarda, Antonia è una brava ragazza, intelligente, soffre perché ci sono le ingiustizie del mondo, dovresti essere fiero di lei. E lui dice: ma non è così, così non si capisce niente, così si aumentano le sofferenze del mondo. Questa è la via sbagliata, è quella. Tutta la mia vita mi sono battuto perché andassimo in un'altra direzione, eppure mia figlia deve smentirmi. Sono veramente solo, ecco perché l'abbiamo scelto come uno dei titoli di queste presentazioni di Berto 100 anni di solitudine. Berto si è sempre sentito un isolato, solo, proprio perché ha vissuto e combattuto una lotta controcorrente nel tentativo di identificare questo problema. Ma vado rapidamente a concludere, perché non voglio rubarvi troppo
vostro tempo. E a questo punto, per davanti a questo successo clamoroso del manuscritto, che Berto si interroga sul proprio lavoro e scrive le uniche pagine veramente autobiografiche, che sono l'inconsapevole approccio al titolo, dove Berto racconta la sua storia di scrittore, racconta perché è diventato scrittore, con quali ambizioni, con quali composti, e rilegge la propria storia di scrittore in una chiave completamente diversa da quella che la critica gli aveva proposto. Perché la critica proponeva lui come il rappresentante di una cultura un po' in disuso all'epoca, no? Sì, un po' in disuso, ma poi la parte che gli conosceva, no? Era una pseudo-sperimentazione stilistica, perché nel Mario Scugo aveva levato le virgole, i punti, cioè una serie di punti che senza cogliere il senso lo offendevano ancora di più, perché uno, se uno dice il tuo libro è brutto, vabbè, poi dice abbiamo gusti diversi, ma se uno dice no, è bello, ma è bello per quello che non hai fatto, per quello che non volevi dire, questo è anche più offensivo. E Berto ridescrive questo percorso dalla partenza come la disperazione, la riconquista della speranza, ma anche il momento dell'abbandono, quella ideologica, la speranza come ideologia, la rassegnazione quando va a fare i conti con il male oscuro, quindi non proietta il male universale nell'esperienza collettiva della guerra, ma lo riconosce identico nell'esperienza individuale del dolore, e però aggiunge per il futuro, fa la critica del Berto futuro perfino, e dice che alla fine Berto giungerà alla comprensione, e quindi c'è una convinzione di farcela. In questo senso si oppone in quegli anni anche alla cultura dominante, che lui chiama radicale, radical chic, diciamo oggi noi, che lo sente, che lo respinge, e quindi rimette in discussione quelle sue conquiste e aumenta di nuovo la sua ansia, aumenta di nuovo la sua insicurezza, e però capisce che la realtà contraddice quelle culture, che quindi i fatti bastano a dargli ragione e a rendere utile quello che lui sta facendo. In questo senso, proprio subito dopo quello che abbiamo visto poco fa, l'Anonimo Veneziano, che come capite, per carità, è un film, Berto aveva il più profondo disprezzo per la sua scrittura cinematografica. Lui scriveva per cinema perché lo pagava, no? Era una cosa, e faceva tutti i conti, ci sono le lettere, sono anche molto curiose, divertenti. Io quest'anno scrivo 6 sceneggiature, metto da parte i soldi e per 2 anni scrivo un romanzo. Cioè lui aveva una visione veramente economica di questa cosa, e pensava, non andava a vedere i film che venivano tratti dei suoi libri, non gli importava niente delle sue sceneggiature. Questo incontro con Enrico Maria Salerno, che per l'Anonimo Veneziano diventa una prova esistenziale molto forte. Perché lui è malato. Perché Berto si ammala di cancro, e quindi, carità, l'ho fatto anch'io, una cosa che accade, però è inevitabile che dinanzi a questo ci si interroghi, come del resto è evidente nel film, su morire, sopravvivere, la vita è conclusa, ho chiuso i conti, non li ho chiusi, cioè tutti interrogativi che non è difficile immaginare e che vengono puntualmente esposti nel film. Berto in realtà scrive i dialoghi, perché tant'è vero che del male e dell'Anonimo Veneziano Berto pubblicherà prima di tutto una commedia, un testo teatrale che contiamo di far rappresentare in Italia entro quest'anno, perché è un testo molto bello, molto, come del resto anche il film, devo dire che se pensate che è un film che ha quasi 50 anni, si gode ancora nonostante evidenti difetti che si possono anche riconoscere, però è un film che prende ancora un po' le budella, perlomeno questa capacità di torci budella non glielo leva nessuno. Ma
Berto quindi comincia a fare l'ultimo grande riflessione della propria esistenza, perché la morte, che è prossima, che sta prossima, impone un bilancio senza possibilità di ulteriore revisione. In questo senso Berto inventa, per questa occasione, un personaggio in cui specchiarsi assolutamente straordinario. Questo personaggio è Giuda. Berto scrive La Gloria, il terzo capolavoro assoluto di Berto, nel quale racconta la propria vita, perché sempre di questo si tratta, ciò che conosciamo e ciò che abbiamo vissuto, ma in questo caso è chiarissima l'operazione di trasfigurazione della vita in una metafora di qualcosa d'altro, del destino dell'uomo appunto. Berto in fondo è convinto che la letteratura vive della condizione di Cassandra, è costretta a vedere il male e nessuno mai le dà fiducia quando lo annuncia. Il personaggio di Giuda diventa il simbolo della condizione del letterato. Lo scrittore è esattamente come Giuda, viene di fianco, accanto al Salvatore, al Redentore, e ne riconosce perfettamente il ruolo, il compito, l'identità, ma è anche, poiché è più intelligente degli altri, è più colto degli altri, è anche ben consapevole che l'operazione della redenzione dell'uomo è affidata al sacrificio, e qualcuno non può tradirlo. Senza il tradimento il messaggio cristiano non si potrebbe realizzare, e quindi tocca a qualcuno compiere questa cattiva azione che produrrà un ottimo effetto, e siccome non può, se dicesse la verità non verrebbe ascoltato, l'unico modo che ha per mettere in moto la storia, la svolta, la scoperta della salvezza, la speranza della salvezza, è di compiere la più orrenda delle azioni che un uomo è possibile fare, cioè tradire. Tradire il maestro, tradire la guida, tradire l'amico, tradire. Ma d'altra parte la letteratura questo fa, vorrebbe raccontare una verità e in realtà non ce la fa, viene sempre fraintesa. Gli uomini non la capiscono, le parole di cui possiamo disporre sono insufficienti a trasmettere questa verità. Noi ci sforziamo di trovare le più limpide, inequivocabili parole perché il lettore capisca, il lettore non vuole capire, e così come Cassandra non viene intesa, la letteratura viene fraintesa. E quindi se questo è il destino dello scrittore, così come era il destino di Giuda, non si può che in qualche modo accettarlo e rivendicarne il senso. Non dico l'utilità, non vorrei esagerare, ma il senso. Anche il tradimento, lì dove nasce da una generosità di fondo, da una volontà d'amore, non di odio, ha una sua dignità. Ha una sua dignità. E lo scrittore è questo, questo sforzo di dire una verità che si rivela fallimentare, ma che alla fine la crocifissione di Gesù ha prodotto la sua resurrezione, e con tutto quello che questo metaforicamente significa. Berto è molto preso da questa possibilità di rileggere la storia della passione come una storia che ci riguarda e che è piena di significati metaforici, allusivi, simbolici, anche molto al di là di quello che la predicazione quotidiana lascia intravedere. E così il Vangelo secondo Giuda diventa il luogo di una testimonianza di impotenza e di verità, però, e di speranza, che è la contraddizione insanabile che Berto ha rivelato a tutti, e che è una contraddizione, se ci pensiamo,
così ricca di calore affettivo che può ridare un senso alla letteratura assai più radicalmente dignitoso di quello di suonare il pifero per qualsiasi rivoluzione. Detto e legge a suo nome tutelare Gadda. Su Gadda lui considera un fratello maggiore. Però se noi pensiamo ai Moravia, ai Quattolini, ai Vittorini, i loro libri riletti oggi sembrano sfarinarsi. Quelli di Berto, soprattutto facendo uno sforzo che non è sempre immediato, perché penso, io ho volutamente dato una lettura che considero non obbligatoriamente condivisibile neanche, ma secondo me Berto ha la chiarezza di, in fondo, tutto il secondo Novecento, dal 45 in poi, è il trionfo dell'ideologismo nella cultura europea e anche italiana. Poi, l'ideologia nel bene, nel male, insomma, era quello che teneva insieme la lettura del mondo. Stalgo gli operai, i padroni, e tutto questo ti dava, per via deduttiva, delle chiavi di lettura per esprimere dei giudizi, per sapere se dovevi andare da una parte o dall'altra, a destra o a sinistra, per dirla come si diceva allora. E quindi, ecco, Berto pensa che il problema non è andare né a destra né a sinistra, è quello di ritrovare dentro una vita che come a tutti, e a me piace questo, molto, moltissimo questa idea, che la vita è insensata, come è chiaro, tutti noi almeno una volta alla settimana diciamo che senso ha alzarsi la mattina, faticare, perché ti metti in tasca uno stipendio con cui fai fatica a arrivare al mese, ma chi me lo fa fare? Che poi esattamente la vita insensata è chi è che me lo fa fare. Detto invece è convinto che c'è sempre qualcuno che ce lo fa fare. Poi anche lui si arrabbia col mondo, fa i film, vuole i soldi, gli dice che sono troppo pochi. Gli aneddoti della vita di Berto sono strepitosi, perché quando nel 64 lui vuole pubblicare il Maloscuro, la maggior parte dei primi lettori del Maloscuro dicono: sei matto, li faccio, li butterò via. Rifiutano. E allora Berto oscilla tra la disperazione, ho sbagliato tutto, mi suicido, vado via, e l'idea invece la convinzione, ho scritto un capolavoro, e giustamente questi cretini non se ne accorgono. Allora lui scriveva, era sotto contratto con la Cinerizzi, e Angelo Rizzoli, il vecchio Rizzoli, che era il produttore di Fellini, il produttore del grande cinema italiano, gli aveva fatto un contratto, gli dava uno stipendio molto alto perché si doveva scrivere solo per lui, non per nessun altro. E allora lui va da Angelo Rizzoli e gli dice: comandatore, le do il mio capolavoro, però lo do solo a lei, lei se lo fa leggere ai suoi redattori della Rizzoli i libri, io glielo leggo, glielo metto via, e voglio, e sparo una cifra relativamente alta per allora, 4 milioni, 4 milioni antici. Allora Rizzoli, che aveva dell'affetto, Rizzoli era, vi ricorderete, un orfanello che diventa imprenditore, quindi aveva questa idea del self-made man, l'ammirazione. E gli dice: va bene, Berto, io le do i 4 milioni e non lo faccio leggere. Ma però glieli do io, non glieli dà la casa editrice. Se poi lei li riguadagna, me li restituisce. E così andò, lui, Berto, guadagnò 40 o 50 milioni di allora. Questo per dire com'era. Per un verso spavaldo, era uno che non si era detto sulla sfida. E una sfida continua, e per l'altro anche fragile, perché mezz'ora prima stava dicendo che voleva bruciare il manoscritto e ritirarsi in un elemo per non vedere più gli altri. Quindi è una storia veramente di una intelligenza per me strepitosa,
ma che cerca di capire, pensiamo in fondo, Adorno e tutti quanti dicono come si fa a scrivere poesia dopo Auschwitz. Umberto è la risposta più coerente che io conosca a quella domanda, che resta una domanda alla quale fatichiamo a rispondere nella scrittura, della propaganda o di tutto quello che è accaduto nel secondo Novecento, aveva invece una funzione scarsamente energetica rispetto alla letteratura e rendeva tutto strumentale, tutto insignificante. No, per Umberto un libro, una pagina di un libro, una pagina di un racconto è così carica di significato come ogni gesto che dà senso o glielo toglie agli affetti, alla vita, alle relazioni. Se noi abbiamo rispetto di noi stessi, non possiamo considerare insignificante fare del male o non fare del male alle persone che incrociamo nella nostra esistenza. Fondamentalmente era un grande antinichilista Umberto, senza sapere. Secondo me era un profondo antinichilista, come tutti gli uomini, e questo è il punto del Vangelo secondo me, come tutti gli uomini di fede. Non credo che Umberto fosse un cattolico osservante, credo che non lo fosse affatto. Fede nell'uomo. Ma di fede. Credeva, poiché in che cosa ogni tanto se lo domandava anche lui, ma anche in qualche aspetto della religione, Umberto sarà un interlocutore costante di Padre Tuolto, cioè queste forme un po' più radicali del cristianesimo che si interrogava su questo mistero dell'esistenza, Umberto subito apriva le orecchie, però non solo nei confronti dei cattolici di per sé, era aperto a mano questa idea che l'uomo, che la dignità dello scrittore, dell'uomo, dell'intellettuale, chiamatelo come volete, era una cosa che aveva a che vedere, lui lo dice, a me della bellezza non me ne importa assolutamente nulla, l'unica cosa che un libro deve testimoniare è la moralità del suo autore. Io su questo condivido con qualche più di entusiasmo la tesi di Umberto. Quindi tre titoli: Il cielo è rosso, Il mare oscuro e La gloria. Allora, grazie per questa rievocazione di un grande scrittore. Io devo dire che non so, non abbiamo fatto abbastanza sufficienti ricerche per sapere quanti di questi libri siano stati tradotti e quante traduzioni esistano in francese. Non ricordo a memoria, direi che il mare oscuro è stato sicuramente tradotto, molto probabilmente anche il cielo rosso. Quando Umberto pubblica La gloria nel 78, credo che esca il 25 ottobre, il primo novembre Umberto muore, quindi Umberto fa tempo a vedere la prima copia e fa tempo a leggere, credo, la prima recensione che la firma Montanelli, e fa tempo a incazzarsi. Ah sì, che cosa dice Montanelli? Coglieva superficialmente, come anche legittimo, come dire, la paradossalità di questo Giuda inventato da... ma non ne coglieva fino in fondo lo spessore, per cui gli sembrava una lettura un po' superficiale, andante. Si racconta, io non c'ero e quindi non sono testimone diretto, che disse come al solito capisce niente. Bene, grazie a Cesare De Michelis e alla prossima. E Cesare De Michelis accetterà di nuovo il nostro invito all'Istituto di Cultura per venirci a parlare di grandi scrittori del Nord-Est e soprattutto del Trentino e in occasione della Prima Guerra Mondiale. Stiamo preparando degli incontri che si svolgeranno probabilmente nel primo semestre del 2015.